Senta, la Raggi dice che lei parla, 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 e però, insomma, come la vede adesso che non ha più, diciamo, prima eravate non insieme, ma insomma, doveva stare con Di Maio come viceministro, quindi c'era un modo, bisognava mediare il linguaggio. E che cosa pensa adesso di quello che sta succedendo a Roma? Guardi, io da ministro ho lavorato con tutti i sindaci a prescindere dai colori politici, ad esempio sono soddisfatto di quello che ho fatto insieme al sindaco a Torino. Sindaco 5 Stelle abbiamo collaborato, messo soldi, messo uomini e abbiamo sgomberato dopo anni di chiacchiere della sinistra l'ex villaggio olimpico che era occupato da centinaia di sbandati che terrorizzavano un intero quartiere. Quindi se mi chiamava un sindaco dei 5 Stelle, un sindaco del PD, un sindaco civico, un sindaco della Lega, io quello che potevo però facevo. Però lei dice un chiacchierone, non ho ancora visto gli uomini. Vabbè, a Roma è la città dove abbiamo mandato più uomini, più soldi, più telecamere e più mezzi, giustamente perché la capitale è la città più grande, la città più importante, abbiamo sgomberato non so quanti palazzi, abbiamo fatto l'operazione scuole sicure, ecco, l'operazione strade sicure. Ma lei chi vede come sicure. Candidato della Lega? Però qua, ecco, mi faccia dire che io, poi oltretutto io, e me ne scuso con i romani qua, 3 anni e mezzo fa quando si votò, dissi che se io fossi stato residente a Roma, fra il PD e i 5 Stelle avrei provato a votare i 5 Stelle e la Raggi, perché tanto gli altri hanno già fallito, questi qua proviamoli. E passa un anno, e passa 2 anni, e passa 3 anni, andiamo verso il 4º anno... La Raggi sarà sicuramente una donna bravissima a fare tante cose, ma è il peggior sindaco che la città di Roma potesse avere in questo periodo. Va bene. Dovrebbe...